Eccoci, Villa Calcaterra, Stir della Casa, direttore artistico del BAF, edizione numero 20, con ospiti importanti, Billy August, Pupi Avati. Come andrà? Guarda, l'edizione di quest'anno è l'edizione appunto del ventennale. Abbiamo voluto veramente da un lato aprirci a quello che avveniva all'estero, quindi abbiamo invitato un regista che ha vinto due Palme d'Oro a Cannes, che ha vinto un premio Oscar, Billy August, lo conosciamo per Pelle alla conquista del mondo, ma lo conosciamo anche con le migliori intenzioni, che è un film che ha tratto da un racconto di Ingmar Bergman, insomma un regista che ha sempre fatto dei film di grande successo, appunto due Palme d'Oro a Cannes. Dall'altro, sempre in questa apertura internazionale, vogliamo ricordare che c'è una guerra in corso e quindi abbiamo invitato Lydia Lieberman, che è un'attrice ucraina che vive in Italia, quella che ha fatto Maternal, un film presentato a Locarno che poi ha avuto anche un certo successo nelle sale quando è uscito, e lei ci racconterà lo stato d'animo di una persona che ha quell'origine, che vive qui in Italia da un po' di tempo. E poi abbiamo cercato di mettere insieme, vedete, ci sarà molta gente che in questi 20 anni ci è venuta a trovare, uno possiamo già annunciarlo, è Pupi Avati, che verrà a parlare di Pasolini. Perché Pupi Avati? Perché Pupi Avati ha scritto, anche se non appare dai titoli, gran parte della sceneggiatura dell'ultimo film di Pasolini, Salò, e quindi ci racconterà questo rapporto che lui ricorda molto bene con questo grande poeta e scrittore di cui quest'anno ricorre il centenario. Quindi sarà un'edizione con tante facce, un'edizione che cerca di aprirsi anche all'estero, alla quale abbiamo lavorato con grande intensità, e speriamo anche un'edizione che mette fine almeno a uno dei mali che ci attanaglia in questo periodo, cioè la pandemia. Certo, buon compleanno al BAF allora. Grazie. Presidente Alessandro Munari, un BAF che festeggia 20 anni, un BAF che però non dimentica quello che succede fuori, quello che succede in Ucraina e che Infatti, ci coinvolge da vicino. questo è l'aspetto molto, diciamo così, toccante, perché siamo peraltro chiesti se era il caso di fare o non fare il festival in un momento come questo. Però, come ha ricordato l'assessore Maffioli proprio oggi, si tratta proprio di condividere la cultura, di condividere una cultura europea che in qualche modo ci tiene tutti uniti. Peraltro noi nel nostro piccolo cercheremo anche di dare un omaggio, diciamo così, alla situazione in Ucraina, ospitando un'attrice ucraina che si chiama Lieberman, che è molto brava e molto famosa, e che credo possa raccontarci, diciamo, dal vivo, in diretta, quali sono i pensieri che in questo momento chi vive quella situazione o ha parenti in quella zona sta vivendo. Un BAF che però non può anche evitare di fare festa per questi 20 anni. Sì, ma più che festa, diciamo una festa, sobria festa, più che altro cultura, anche perché arriviamo tra l'altro da il periodo Pandemia. pandemico, esatto, che non sappiamo nemmeno se poi Si è effettivamente sia finito. finito e in che termini sia finito, però certamente con tutta la sobrietà del caso si cercherà di festeggiare, perché come abbiamo ricordato anche oggi è stata una kermesse che dura da 20 anni e che ha visto obiettivamente riuscito a mettere Busto Arsizio al centro di tutta una serie di iniziative culturali, complementari, compresa la scuola che ci ospita, quindi insomma qualche cosa che crediamo di aver fatto qualcosa di utile, ecco, per la città, per la cultura in generale, e perché no, anche per l'economia, visto che c'è un indotto che si muove a seguito del festival, della scuola e così via. Certo. Lunga vita al BAF. Lunghissima vita al BAF. Grazie. Grazie. 20 anni di BAF, Gabriele Tosi, presidente emerito, tra i primi fondatori. Difficile fare un ricordo di 20 anni, ma cos'è per te il BAF? Beh, il BAF sono 20 anni di storia per incominciare. Fare un ricordo di un periodo ventennale che ha avuto momenti molto intensi è certamente possibile, ma richiederebbe un tempo infinitamente lungo. È un'iniziativa che ha cambiato un po' il nostro territorio, che soprattutto ha offerto a dei giovani studenti una finestra sul mondo esterno, su mondi diversi, perché non c'è un solo mondo, ci sono tanti mondi, e quindi siamo adesso al 20° anno e ci chiediamo cos'altro dovremmo fare in futuro, ma le idee intanto non ci mancano. Un sogno che è diventato realtà, grandi ospiti, un flash di ricordi del passato.
Beh, la prima edizione con Roy Scheider, intercettato all'ultimo momento e portato insieme ad Anita Caprioli, gentilissima, qui a Saconago, a pochi metri da dove oggi c'è l'Istituto Antonioni, la standing ovation a Michelangelo Antonioni, venuto ultra novantenne e anche con condizioni di salute precarie da Roma a Busto Arsizio per partecipare alla nostra iniziativa, e è andato via con un ricordo così bello da consentire la nascita di questa scuola, dell'Istituto Antonioni, Peter Fonda, Una, Chaplin, si scrive Una e si dice Una perché poi tutti dicono Una quale, okay. E un'infinità di ospiti italiani e stranieri, insomma, che ci hanno dato una visione su quel magnifico mondo del cinema che diversamente, guardando solo la televisione o leggendo i libri, non si potrebbe avere. Grazie.